Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitoli 36 e 37, 22 e 23 novembre del 1900. Continua a farsi vedere il mio adorabile Gesù. Questa mattina, avendo fatta la comunione, lo vedevo nel mio interno e i due cuori tanto immedesimati che parevano tutt'uno. Il mio dolcissimo Gesù mi ha detto: «Oggi ho deciso di restituirti, invece del cuore, me stesso». In questo momento ho visto che Gesù prendeva posto a quel punto dove sta il cuore. E da dentro Gesù ricevevo la respirazione e sentivo il palpito del cuore. Come mi sentivo felice vivendo in questa posizione. Dopo ciò ha soggiunto: «Avendo io preso il posto del cuore, ti conviene tenere un cibo sempre preparato come nutrirmi. Il cibo sarà il mio volere e tutto ciò di cui ti mortificherai e priverai per amore mio». Ma chi può dire tutto ciò che nel mio interno è passato tra me e Gesù? Credo meglio tacere, altrimenti mi sento come se dovessi guastare, non essendo la mia lingua dirozzata bene a parlare di grazie sì grandi che il Signore ha fatto all'anima mia. Non mi resta altro che ringraziare il Signore che ha riguardo per un'anima così miserabile e peccatrice. Trovandomi nel solito mio stato, il mio amante Gesù mi ha trasportato fuori di me stessa. Ed uscendo da dentro il mio interno, si faceva vedere tanto grande che assorbiva in sé tutta la terra, estendeva tanto la sua grandezza che l'anima mia non trovava il termine, mi sentivo dispersa in Dio. Non solo io, ma tutte le creature ne restavano disperse. Ed oh, quanto pareva disdicevole, che affronto si fa a nostro Signore che noi piccoli vermini,
vivendo in lui osiamo offenderlo. Oh, se tutti potessero vedere il modo come stiamo in Dio, oh, come si guarderebbero di dargli anche l'ombra del dispiacere. Poi si faceva tanto alto che assorbiva in sé tutto il cielo, onde in Dio stesso vedevo tutti, angeli, santi, sentivo il loro canto, capivo tante cose della felicità eterna. Dopo ciò vedevo che da Gesù scorrevano tanti ruscelli di latte. Ed io bevevo a questi ruscelli, ma essendo io molto ristretta e Gesù tanto grande ed alto che non aveva termine né di grandezza né di altezza, non mi riusciva di assorbirli tutti in me. Molti ne scorrevano fuori, sebbene rimanevano in Dio stesso. Onde io ne sentivo un dispiacere ed avrei voluto che tutti fossero corsi a bere a questi ruscelli, ma scarsissimo era il numero dei viatori che bevevano. Nostro Signore, dispiaciuto anche di questo, mi ha detto: questo che tu vedi è la misericordia contenuta, e ciò irrita maggiormente la giustizia. Come non debbo fare giustizia mentre loro stessi mi contengono la misericordia? Ed io, prendendogli le mani, lo stretto insieme dicendo: no, Signore, non potete fare giustizia. Non voglio io, e non volendo io, neppure voi volete, perché la mia volontà non è più mia, ma vostra. Ed essendo vostra tutto ciò che io non voglio, neppure voi lo volete. Non me l'avete detto voi stesso che debbo vivere in tutto e per tutto del vostro volere? Il mio dolce Gesù l'ha disarmato il mio dire, si è rimpicciolito di nuovo e si è rinchiuso in me stesso, nel mio interno, ed io mi sono trovata in me stessa. Soprattutto questo capitolo contiene grandissimi spunti di meditazione e grandissimi insegnamenti. Il primo, che abbiamo appena letto e ascoltato, ha però delle indicazioni brevi ma molto importanti. A parte questa immagine, che anche questa è da contemplare, no? Si mette Gesù al posto del cuore di Luisa. E poi le chiede quel nutrimento del tutto particolare, no? E quando si ascoltano le esperienze di queste anime privilegiate che hanno vissuto grazie tanto straordinarie, è sempre bello contemplarle ammirati per comprendere le cose di cui è capace l'Altissimo, di come veramente a Dio tutto è possibile e che anche l'ordine stesso della sua creazione, da lui stabilito, insomma, un essere umano sulla terra campa con il proprio cuore di carne che adempie le sue funzioni, insomma, incessantemente, no? Quindi abbiamo visto che Luisa gliel'ha tolto, lasciata senza, e questa campava lo stesso, non ce l'ha rimesso, l'ha trattenuto, non si capisce manco bene quello che fa, e adesso si mette lui stesso al posto del cuore, no? Quindi sono cose, a mio avviso, che ci interpellano con una domanda di base. No, io ci credo veramente a queste cose che ho ascoltato, penso che sia una favoletta, una metafora, un'esagerazione o cose di questo genere, no? Ecco, evidentemente questa è una rivelazione privata, quindi è un'esperienza di un mistico, non chiama certamente in causa la fede divina e cattolica, no? Tuttavia, la fede divina e cattolica raggiunge anche il soprannaturale, eh? Quindi quando vediamo Gesù nel Vangelo fare un miracolo, quel miracolo Gesù l'ha fatto, eh? Non è un simbolo per descrivere una grazia spirituale. Il realismo, no? Anche nell'accostarsi alla Sacra Scrittura. Se la Sacra Scrittura dice che Dio ha aperto il Mar Rosso, questo brano non si può intendere come fanno alcuni esegeti razionalisti dicendo: no, ma questo è un simbolo della liberazione. No, no, il Mar Rosso è stato aperto da Dio. Certo che poi questo episodio ha anche un grandissimo significato spirituale, anche in relazione alla Pasqua che stiamo per vivere noi, no? Ecco. E tante altre cose, no? Così come l'esistenza storica dei personaggi biblici, eccetera, eccetera, no? Quindi, nella nostra santa fede cattolica, questo per dire, a prescindere dai dati provenienti dalle rivelazioni private, che sono, come ben sappiamo, del tutto lasciati alla libertà del fedele, però
C'è questo realismo, d'accordo? Cioè, nel senso che la fede tocca il soprannaturale, l'inspiegabile, il miracolo, ecco. Tant'è vero che la Chiesa, prima di canonizzare un uomo suo, accerta l'esistenza di due miracoli attribuibili all'intercessione, cioè fatti non spiegabili con le categorie dell'umana scienza, ecco. E quindi attribuibili a Dio solo. Basti questo come parentesi, no? Ma poi Gesù dice due cose. Il mio cibo è il cibo con cui devi nutrirmi, innanzitutto il mio volere. Gesù stesso, no? Disse sulla terra nel Vangelo di San Giovanni, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Quindi Gesù mangia quello, vive di quello. E anche noi possiamo nutrire Gesù, facendo la divina volontà, vivendo nella divina volontà. E poi, siamo alla vigilia della Domenica di Passione, della Settimana Santa. Tutto ciò di cui ti mortificherai e priverai per amore mio. Ecco, qui c'è il campo della mortificazione e della penitenza volontaria, che non è, dire, l'unica cosa da fare, neanche la principale, la più importante, no? Perché la più importante è sempre fare tutto quello che Gesù vuole, e anche in questo campo, no? Fare sempre un discernimento per vedere quello che il Signore chiede e quello che noi possiamo dare. Fermo restando questi principi, però, qui Gesù lancia un invito, ecco, un invito anche questo lasciato, come in tutte le cose, alla nostra libera volontà. Torno a ripetere, fino alla esasperazione, se vogliamo, dentro un rapporto rinnovato con Gesù c'è un campo di azione, si sperimenta che cos'è la libertà. Gesù invita, Gesù chiede, non obbliga nessuno. Non le vuoi fare la mortificazione? E non le fare. Non le vuoi fare le penitenze? Non le fare. Ecco, però sappi che se le fai darai gusto e da mangiare a Gesù. Dice, tutto ciò di cui ti mortificherai e priverai per amore mio. Quindi è un campo aperto dove non ci sono a priori limitazioni. È chiaro che, come Gesù diceva nel Vangelo, a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede avere. È chiaro che chi si priva di molto e si mortifica in molto per amore di Gesù, molto riceverà da lui. Questo è sicurissimo, questo qui. Chi si mortifica poco e si priva poco, riceverà poco. Cioè, noi sappiamo che le nostre opere, anche le nostre penitenze, i nostri sacrifici non meritano in senso stretto nulla da Dio. D'accordo? Perché anche il compierli ha come fondamento primario la grazia di Dio. Io non sarei capace di compiere nessun sacrificio né di offrirlo bene al Signore, nessuna penitenza, se la sua grazia non mi spingesse, anzitutto, no? Non mi muovesse, non mi prevenisse, non mi aiutasse e non portasse a compimento quel poco di bene che faccio. Quindi questo è da per cui in senso stretto noi non possiamo meritare nulla da Dio, no? Questo lo spiega benissimo San Tommaso d'Aquino. Però, fermo restando questa economia, quindi il doveroso riconoscimento del primato della grazia, che senza di lui non possiamo fare nulla, se assecondando l'emozione della grazia di Dio, noi comunque ci mettiamo del nostro e facciamo delle scelte di rinuncia, di privazione, di mortificazione, in un certo senso, con molte virgolette, quasi obblighiamo il Signore a ripagarci, no? Perché se io mi privo di qualcosa per amore suo, lui mi darà qualcosa di sé per amore mio. Questo è sicuro, questo qui. Per cui anche tutte quante le grazie che vediamo concesse da Gesù a Luisa, sì. Le grazie non sono concesse a una persona così, d'accordo? Solo, come dicevano i volontaristi, no? I figli di Guglielmo d'Occhio, diceva, vabbè, Dio ha fatto una scelta, quella scelta è imponderabile, dipende dai suoi decreti, ha fatto quella scelta, punto e basta. Non proprio, non è così. Certamente lui sceglie delle anime, ma le anime poi devono
come dire, ratificare questa sua scelta corrispondendo e rendendosi degna, perché se lui non avesse risposto adeguatamente alle grazie di Dio, non avrebbe vissuto tutto quello che avrebbe vissuto. E questo è possibile perché ne abbiamo purtroppo la sinistra inquietante prova nella figura di Giuda, nel gruppo apostolico. Quello era stato scelto, era uno degli apostoli, era un vescovo, faceva parte dei dodici e ha fatto la fine che ha fatto, no? Quindi, ecco. Quindi quando vediamo tutte quante queste grazie, certamente pensiamo anche alle offerte su offerte di sé che Luisa ha fatto a Dio, che non gli ha mai detto, non gli ha mai rifiutato nulla, non gli ha mai detto di no, col suo cuore semplice e amante. E quindi moltissimo ha ricevuto da parte del Signore. Ecco. Poi è bellissimo il secondo capitolo, un po' articolato. Anzitutto, ecco, Luisa vede a livello di esperienza mistica, ciò che la rivelazione ci dice chiaramente già con San Paolo, no? In lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Scrive chiaramente, mi sembra che era la lettera ai Colossesi, se non vado errato, o la lettera ai Colossesi o la lettera agli Efesini. In lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, no? Cioè Dio tutto contiene. Se tutti potessero vedere il modo come stiamo in Dio, o come si guarderebbero di dargli anche l'ombra del dispiacere. Cioè noi non siamo consapevoli di questo, non avvertiamo la presenza di Dio, ma noi ci muoviamo, esistiamo, parliamo, pensiamo e operiamo in Dio. Da un punto di vista oggettivo. E quindi anche questa è una cosa molto bella che scriveva Santa Teresa d'Avila. Dice Dio, ecco, immaginiamoci che Dio fosse un palazzo e tutti quanti gli abitanti presenti, passati e futuri della terra stessero dentro questo palazzo. Le mura di quel palazzo non possono ignorare quello che accade al loro interno. Non è possibile perché sono le mura del palazzo. Quindi a Dio non è concesso, se ci si può esprimere in questo modo, ma è un'espressione ardita, ma non lontana certamente dal vero, non è concesso di non vedere i nostri peccati, per esempio, no? Non può. Ecco. Può semplicemente provarne disgusto vedendo come si sono ridotte le sue creature da lui creato tanto belle e come si sono, come dire, traviate, corrotte, mortificate, distrutte, deturpate, deformate, eccetera. Dicevo nei giorni scorsi, non mi ricordo in quale contesto, che la grande offesa a Dio, che è il peccato, è costringerlo a vedere un capolavoro di bellezza, quale è un'anima umana, trasformata in un mostro orribile, fetido, puzzolente. E poi Luisa ha visto come Dio comprende anche in sé, assorbe in sé tutto il cielo, tutti i santi, tutti gli angeli. Ne sente i canti e capisce tante cose della felicità eterna. Cose che a noi comuni mortali sono conosciute da noi comuni mortali solo per mezzo della fede. Ecco, poi cambiamo orizzonte, cambiamo visione, vede questo fiume infinito di latte, no? Bellissimo, no? Che poi Gesù spiega, questa è la misericordia. Si sente l'eco delle parole dell'Antico Testamento, no? Fin dai tempi dell'uscita di Israele dall'Egitto. Si deve condurre verso una terra dove scorre latte e miele, no? Qui Gesù ci dà una bella chiave di lettura ermeneutica. Cos'è il latte? Simbolicamente la misericordia, no? Latte di cui è colmo il seno di Maria, l'abbiamo visto nei giorni scorsi. Gesù sorseggiare da adulto. Il latte della Madonna, no? Quindi questa espressione, come dire, per antonomasia materna, il latte è ciò di cui la mamma cura il bambino, no? Cosa c'è di più vicino alla misericordia dell'amore materno, no? Il Papa tante volte ha fatto riflettere su questa cosa, no? Una mamma ama un figlio, una mamma
sempre misericordia, sempre pietà nei confronti, anche troppa, no? Le mamme comuni, no? Che hanno sempre il cuore troppo tenero, e oggi magari non li educano i figli, no? Ma un figlio per una mamma è un pezzo di cuore, è sempre un figlio, anche se fosse un criminale. L'amore di una mamma è sempre vigile, no? Cerca sempre la sua salvezza, cerca sempre che questo figlio in qualche modo si metta sulla strada buona, no? Quindi, e dice che era un fiume di latte talmente grande che mari, ruscelli, che era impossibile berli tutti. Questa è la sovrabbondanza della grazia di Dio che non può essere esaurita, ecco, da nessuna creatura umana, neanche da tutte le creature messe insieme, no? E poi la tragedia. Scarsissimo era il numero dei viatori. Viatori è un termine tecnico, no? Sono coloro che sono sulla via, non sono ancora arrivati alla patria, cioè i membri del pianeta Terra, coloro che sono nella prova, coloro che sono ancora pellegrini, senza una città stabile, dice la Sacra Scrittura, no? Pochissimo era il numero dei viatori che bevevano. Cioè la misericordia di Dio, Gesù la chiama, questo che tu vedi, la misericordia contenuta. Che significa contenuta? Contenuta significa che rimane in Dio e non può fuori uscire, non se la vanno a prendere. Perché tutte le cose che ci vengono anche dal Signore vanno ricevute, accolte dalla creatura. Non gli interessa, non la vogliono. Non pensano di averne bisogno. Questo è proprio il dramma, questo qui, no? Il dramma anche che cominceremo a vedere in questi giorni, no? Io ricordo sempre l'ora della passione in cui Gesù dice allontana da me questo calice, no? Che comunemente si interpreta, dice, ah, anche Gesù come dire, sente l'umana debolezza e che poi supera il problema abbandonandosi, no? Questa lettura è un pochino smentita, ecco, da quello che leggiamo nelle ore della passione, perché Gesù dice questa frase, allontana da me il calice di vedere le anime che vivono di volontà propria, non vogliono la nostra e si autocondannano. Questa è la sofferenza di Gesù. Ed è esattamente quella che è descritta qui. E anche qui si trova l'eco, no? Di quanto Gesù disse a Santa Faustina, chi non vuole passare per le porte della mia misericordia dovrà passare per le porte della mia giustizia, che io apro malvolentieri, ma se sono costretto le apro, no? Gesù dice questa misericordia è contenuta. È ciò che maggiormente irrita la giustizia. E come non devo fare giustizia, mentre loro stessi mi contengono la misericordia. E poi, bellissima anche la risposta che dà Luisa, no? Dice, no, niente giustizia. E questo lo devi fare perché la mia volontà non è più mia, ma tua. Ed essendo tua, tutto ciò che io non voglio, neppure tu lo vuoi. Questo è il grande mistero che si instaura quando si giunge con la fusione, alla fusione con la divina volontà. Cioè la volontà di Dio diventa nostra e in un certo senso, proprio perché è perfettamente purificata, la nostra diventa quella di Dio. Questo mistero, ecco, se qualcuno avesse qualche dubbio, è facilmente contemplabile nella Divina Maria. Molto facilmente, che i santi e i teologi e i dottori chiamano l'onnipotente per grazia. C'è qualcosa che Dio rifiuta alla Madonna, se la Madonna glielo chiede, come tra l'altro solo lei sa chiedere le cose, quindi con la sua dolcezza, con la sua umiltà. E perché tutto quello che la Madonna chiede a Dio mai esce dai divini voleri, lui questo lo sa bene, ecco, quindi non può contrastarli, però secondo il nostro modo di pensare e di vedere, tenendo sempre presente che in questi arcani alti non possiamo entrarci con le nostre categorie umane, possiamo dire che se una cosa magari proprio Dio non la volesse subito, adesso, in quel singolo modo, ma non è una cosa che comunque è assolutamente contraria alla sua volontà, se la Madonna per misericordia o per bontà su qualche creatura dovesse chiederglielo, ecco, Dio la concederebbe. Questo si vede per esempio nell'episodio delle nozze di Cana, no?
Gesù dice chiaramente, non è giunta l'ora di fare i miracoli, eppure concede alla Madonna la primizia, no? Ecco. Quindi, episodio molto significativo e noi non dobbiamo accostarci a questi episodi con le nostre piccole categorie umane, ecco. Ah, ma come? Quindi che Dio cambia idea per una creatura? Sappiamo che questi sono i fatti, ecco. E sappiamo anche che a queste parole di Luisa Gesù si è impicciolito di nuovo, si è rinchiuso nel mio interno, ha fatto il bravo. Quindi l'ha zittito, diciamo così, in senso ovviamente buono, no? Tra virgolette, perché gli ha posto un argomento significativo. Questo non deve stupirci perché ricordo sempre una bella predica in occasione della festa di Santa Maria Goretti del vescovo emerito della mia città, un signor Petrocchi, che citando un antico monaco diceva: se tu ubbidisci a Dio, Dio ubbidirà a te. È la stessa cosa, no? Ecco. Anche i miracoli che Dio ha concesso ai suoi santi, no? Perché? Perché i santi fanno quello che Dio dice e Dio li accontenta ogni tanto. Se hanno un cuore misericordioso verso qualche situazione di sofferenza, alcuni santi hanno addirittura risuscitato i morti, Dio li accontenta. Ecco, quindi questo fa anche capire, no? Proprio la costitutività di un rapporto personale e intimo con Lui. Si diventa amici, amanti in senso buono, purtroppo usare questa terminologia che l'umana volontà ha ampiamente sporcato, sembra quasi, insomma, sembra quasi irriverente, no, nei confronti però Gesù e un'anima sono chiamati a diventare due innamorati, ecco, due che si amano assai, tanto, ecco, certamente in senso divino, no? Non certamente nel modo con cui questo termine viene purtroppo coniato nel vocabolario umano. E giungono a questa comunione talmente intima, a questo scambio talmente profondo, che non soltanto l'anima perfettamente fa quello che Dio vuole, ma Dio stesso la accontenta, ovviamente nei limiti del possibile, in quello che lei desidera e chiede, soprattutto quando questo è per il bene non proprio, ma per il bene del prossimo. O Santa Vergine Divina Maria, abbiamo appena accennato questo mistero immenso, meditando del tuo essere l'onnipotente per grazia del tutto tuo potere presso il cuore di Dio, no? Ecco, questo è frutto semplicemente dell'incanto di amore che tu hai da sempre vissuto con lui e della tua vita fusa ininterrottamente nel divin volere. Sono situazioni, diciamo così, esperienze che la nostra povera anima può soltanto lontanamente immaginarsi e certamente il nostro cuore può fortemente desiderarle, ecco. Che questi desideri, che certamente accendono i cuori di coloro che desiderano davvero entrare nel regno della Divina Volontà, possano poi tradursi e non rimanere semplicemente pii desideri, ecco,
piccole velleità, ma tradursi in tutto ciò che è necessario per poter piano piano entrare in questo mondo. Oggi Gesù ci ha dato una grande indicazione. Nutrimi del mio volere e ricordati che io mi nutro di tutto ciò che, di cui sei capace di privarti e di sacrificarmi per amore mio. Tante volte tu hai esortato i tuoi figli con la pratica della preghiera e della penitenza, anche e della mortificazione, anche generosa, cose da fare nella libertà e da donare al Signore, come dice San Paolo, con gioia, perché lui ama chi fa e chi dona queste cose nel silenzio più assoluto, nella riservatezza più assoluta, nel nascondimento più assoluto, ma anche nella gioia più piena, perché offrire un sacrificio al Signore è per noi un onore, prima che è una gioia prima che una sofferenza e un peso. Possa la tua potente intercessione, ecco, ottenerci anche queste grazie, di dare molto al Signore e di darlo con tutto il cuore, con generosità e con gioia. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.